L'estate è tempo di grandi eventi, come dicevamo solo qualche istante fa, e ad agosto c'è probabilmente il massimo exploit di questi eventi e, come vi anticipavo, a Maglie, nel cuore del Salento, ormai da 24 anni si celebra uno degli eventi più belli, più importanti, probabilmente uno degli eventi enogastronomici più grandi di tutto il sud Italia. Stiamo parlando del Mercatino del Gusto e oggi scopriremo questo evento con il suo ideatore, il dottor Michele Bruno. Buongiorno Michele. Buongiorno a voi. Grazie per essere qui con noi stamattina, ti vediamo pronto a muoverti nella tua auto, sei pronto ad andare in direzione Salento, dove ormai da 24 anni si realizza questo grandissimo evento. Ci vuoi raccontare come nasce? Ma nasce con l'idea di valorizzare il territorio e le aziende presenti nel territorio. Ricordiamo che è nato nel 2000, quindi ormai quasi un quarto di secolo fa, non c'era l'evoluzione tecnologica che c'è oggi, non c'erano i media, per cui mettere insieme alcune delle più importanti aziende salentine era quella l'idea. Però non solo promozione delle migliori aziende di olio, vino, dolciaria, ma fare qualcosa di più, quindi laboratori, degustazioni e nello stesso tempo contenuti culturali. E quindi alle produzioni di eccellenza si è associata non solo la narrazione delle aziende che realizzano questi prodotti, ma la consapevolezza del patrimonio culturale, di tradizioni che ha una regione come la Puglia, nel caso di specie, che vengono tradotte in tanti laboratori. Poi il festival di cui sto vedendo sul maxi schermo il sito ufficiale www.mercatinodelgusto.it oggi propone davvero un ricco programma di eventi, tra cui anche, a proposito di laboratori, per esempio il laboratorio della pizzica, ma sono sicuro che tu ci puoi dare un'idea un po' più ampia. Qual è il programma di quest'anno, ecco, per esempio? Ma il mercatino fin dagli esordi si è contaminato con le altre culture, ricordando che il cibo è cultura, quindi è conoscenza del territorio attraverso le migliori produzioni artigianali. Però abbiamo sempre voluto contaminarci, quindi abbiamo uno spazio dedicato a Gusto Folk, la cui selezione avviene in collaborazione con Tarantarte. Poi abbiamo lo spazio del jazz, quindi qui collaboriamo con Salento Jazz. Abbiamo le masserie didattiche, quindi dove ci sono laboratori dove le masserie collaborano con noi facendo degustare alcuni prodotti o insegnando ai bambini che passano per il mercatino. Abbiamo un'altra sezione dedicata appunto proprio ai ragazzi, si chiama Mercatino Junior. E quest'anno abbiamo anche tante altre novità come l'orta alla tavola oppure abbiamo ancora degustazioni guidate, 5 laboratori dove ogni sera degli esperti, dei gastronomi fanno conoscere le materie prime e la storia di queste materie prime al pubblico che si prenota. E ogni anno il Mercatino del Gusto ha anche un tema intorno al quale questo programma si sviluppa. Qual è il tema di quest'anno? Il tema è il dettaglio, ma il dettaglio grazie anche a una mostra di cui siamo onorati e felici che ci possa essere a Maglie, che è una mostra dedicata a uno degli architetti più importanti del panorama mondiale, che è Tobia Scarpa, veneziano, che arriverà a Maglie per la prima volta, e all'interno del museo paleontologico ci saranno circa 500 oggetti da lui disegnati, dedicati proprio al design, quindi il design sulla tavola italiana. A proposito di grandi nomi, mi fai ricordare che l'anno scorso c'è stata una mostra di Gio Ponti, se non sbaglio. Appunto, l'idea è sempre quella di collegarsi a quelle che sono un po' le arti, non solo culinarie, ma anche allargarci, perché ognuno fa qualcosa e quindi
L'idea è quella di fare del mercatino un esperimento, diciamo, non soltanto culinario, ma ibridandoci con altre culture, che sia essa la musica, l'arte o diciamo anche l'artigianato. Allora, cari amici, io vi invito a prendere nota del fatto che dal 1 al 6 agosto, come ormai succede da 24 anni, il dottor Bruno ci ricordava che il Mercatino del Gusto nasce nel 2000, Maglie nel Salento, un po' nel cuore del Salento, diventa lo scenario di questa bellissima iniziativa. È un po' tutta la città che non solo partecipa all'evento, ma l'accoglie, perché la manifestazione si svolge nel centro storico e di lì, ecco, si dirama un po' in tutta la città, ed è molto bello partecipare proprio perché, contrariamente tante volte a tanti piccoli eventi che durante l'estate in maniera particolare arricchiscono le nostre serate, che sono relegate solo ad alcune vie o ad alcune piazze, con il Mercatino del Gusto a Maglie tutta la città che è in festa, vero dottore? Beh, abbiamo il cosiddetto chilometro del gusto, per cui diciamo abbiamo i cibi di strada che da Piazza Garzia con i birrifici fino ad arrivare ad un'altra strada opposta dove ci sono ancora birrifici, cibi di strada, e ci sono la via della gastronomia, la via dei dolci, la via dei presidi, la via dell'olio, la piazza del vino. Quindi voglio dire, è una festa con le luminarie che rappresentano ormai un'identità salentina. Diciamo che quello che abbiamo cercato di fare fin dall'inizio è presentare ai turisti una Puglia di eccellenza, una Puglia che ancora noi non ci credevamo, eppure era quella la nostra Puglia. Oggi sembra tutto facile, scontato, i turisti arrivano, però noi non avevamo ancora una consapevolezza, dico io, della nostra identità. Questa consapevolezza oggi c'è, ne siamo coscienti, gli eventi prolificano e quindi vuol dire che c'è voglia di farsi conoscere. E il mercatino è sempre stato antesignano di tutto ciò, con i cibi di strada, con i birrifici, con lo street food, le cene in villa, che sono un momento di convivialità, di relazioni, dove finalmente c'è il top in poppa a Maglie, ecco. Uno può scegliere cosa fare, dove partecipare. Gli eventi sono numerosi, abbiamo una brochure di circa 40 pagine per illustrare esattamente tutto il programma. Molto bene. E naturalmente tutto avviene, diciamo, anche in collaborazione con gli enti pubblici. Un evento così grande deve avere sicuramente una squadra numerosa, nutrita, di cui tu sei il valente capitano. Ecco, quali sono le persone che ti supportano in questo lavoro così impegnativo? Beh, fino all'anno scorso c'eri anche tu, quest'anno ormai sei diventato conduttore di una importante emittente televisiva, per cui diciamo ti sei un po' defilato, però abbiamo numerosi personaggi, fra cui non soltanto salentini, Giacomo Maiori, che è stato l'ex vicepresidente internazionale di Slow Food, Antonio Guarini, presidente stesso del Mercatino, Salvatore Santese, che ci supporta in tutti i modi e che per le relazioni sociali è importantissimo e ci dà sempre fiducia da 24 anni. Beh, c'è gente molto più importante di me, e poi tanti ospiti, anche questi italiani e internazionali, per cui vi invitiamo a seguire e scoprire il programma del Mercatino del Gusto sul sito mercatinodelgusto.it, di partecipare a questo evento straordinario che ha luogo a Maglie dal 1 al 6 agosto per questa 24esima edizione ormai alle porte, per cui noi, caro Doc, ti auguriamo buon lavoro a te e a tutta la tua squadra e un buon Mercatino del Gusto. Grazie a voi per l'opportunità e in bocca al lupo. Viva il lupo, e a te e a tutto il tuo team, e buon proseguimento di giornata.